un altro cambiamento che vale la pena di vedere. Dolly O'Brien, che è partito nel primo Novecento, avevano messo a gramoscello un libro, ma molta gente non sapeva leggere allora, lo usava in cucina, anche perché costava meno del vero olio d'oliva. Dopo mal di pancia collettivi e avvelenamenti ci hanno obbligati a cambiare il nome, ma sono in quattro di cena. Sì, lo facevano, e come l'ape, che era camminare, e quindi la, c'era un sì, discorso. Sì. E qui c'è con la vede olio, le vacche dell'olio carne sono. Poi costava anche di meno la gente, sicuramente, una bella frittura, una bella roba lì. Sì, lo so. Oggi andrebbero giù le luci. Sì, oggi non ci si può permettere di fare queste armate. Allora, insomma, poi c'è tutta la storia. Sì, noi abbiamo messo il vino dell'olio fritto, aveva le mani fini dentro le latte. Adesso così. Landini era il mago col gatto nero sulla spalla, adesso così. C'è un bel cambiamento. Questi sono tutti svuotati, no? Sì, sì. Questi sono svuotati. Caspita. Ma fa raccolta con ancora qualcosa? No. Finita solo. No, alle volte mi segnalano dei distributori, ma se non l'ho ed è in buono stato, va bene. Ma se è un rottame non lo prendo perché non ho più l'officina, per cui come faccio? Certo. Beh, anche l'operaio che ha fatto questo per una vita ha fatto un lavoro particolare. Sì, sì. Questo, io stavo facendo un lavoro a Londra, me l'hanno segnalato, era Buckingham Palace, quella corona. Certo. E sono riuscito a farlo un po'. Quale? Questo? Questa? Okay. Un po' di mance. Perché in Inghilterra funziona come da noi, non è che sia più serio. No? Oh, basta ungere. Ma è vero che uno, quello che me l'aveva portato fuori, no? Che aveva preso la mancia, la bella mancia, mi fa, ah, ma se vuole io le incarto anche la regina. No, no, quella che è la tua. La regina che è morta. Sì, quella che è morta. Ah, ecco, guarda. Sarà proprio reale, sì. Royal. Eccezionale. Lascia.